questione è abbastanza semplice. La scuola è un rinnovo contrattuale, così come credo anche il pubblico impiego, da 2 anni, e di rinnovo contrattuale, soprattutto dell'adeguamento degli stipendi, non si parla. La scuola arriva precedentemente da 10 anni di blocco contrattuale, che è stato risolto con un aumento medio netto in busta di 40 euro. E quindi gli stipendi, la condizione materiale degli insegnanti e del personale scolastico, nel corso di tutti questi anni sono ormai diventati loro, si è depressa oltre ogni limite. Noi definiamo questa condizione di lavoro umiliante per il personale. L'altra questione è che la scuola ha una quota di precari attualmente che equivale a circa il 20% del totale degli addetti. La scuola coinvolge circa 1 milione di addetti. Il personale supplente consta di circa 200.000 persone, mancano 200.000 cattedre quest'anno. Nonostante i molti annunci della ministra, queste cattedre, l'aggiunta dell'organico Covid, eccetera, eccetera, in realtà non verranno colmate, non sono state colmate, come tutti sapete, come credo molti sanno, chi si interessa di queste cose, a scuola c'è un gran casino, molti lo sanno, perché diciamo, la scuola è la più grande organizzazione sociale di questo paese. Per sottolineare, la scuola coinvolge direttamente 9 milioni di studenti e 1 milione di addetti. Se consideriamo anche le famiglie, cioè i genitori e i nonni coinvolti, si arriva a circa 20-25 milioni di persone. Se una popolazione di 65 milioni significa una parte importantissima del paese. Questo a volte è un problema, perché siccome tutti sono un po' coinvolti sulla scuola, tutti pensano di poter parlare liberamente di questioni di scuola come se fossero già dentro, hanno sempre delle soluzioni, e si comportano un po' come per il calcio, diventano gli arbitri. Ma il problema reale è questo, cioè la scuola è la più grande istituzione sociale di questo paese, ogni giorno mette in moto decine di milioni di persone e costituisce, nell'uscita dall'emergenza, un punto fondamentale di prova della tenuta del paese, un esperimento sociale di dimensioni importantissime. È per questo che la scuola merita più importanza, più attenzione e più importanza di quella che normalmente gli viene dedicata. La scuola esce da decenni di sottostima, di sottoattenzione da parte dei governi di questo paese. Rispetto alla media dei paesi più avanzati, il nostro sistema di istruzione manca ogni anno un punto e mezzo del prodotto interno lordo italiano. Ogni anno. Un punto e mezzo, un punto del prodotto interno lordo italiano è 16 miliardi. Un punto e mezzo sono circa 24 miliardi. Se alla scuola venissero date delle risorse utili a portarla nella media dei contributi che i paesi più avanzati, i paesi industrializzati, dedicano i loro sistemi di istruzione, i problemi della scuola di questo paese probabilmente cesserebbero. Quali sono questi problemi? Un'edilizia che tutti voi conoscete, le scuole cascamattensi, degli arredi della cui antichità e della cui inadeguatezza tutti voi sapete, un trattamento del personale al limite della vergogna di cui ho accennato prima, dei trasporti pubblici che non sono efficienti, una rigidità del sistema che non è più sostenibile. Tutti questi problemi insieme ci hanno indotto a pensare che fosse necessario uscire dalla discussione che è stata avanzata per lungo tempo durante tutto il corso dell'epidemia, cioè la situazione sostanzialmente emergenziale, per cercare di andare anche su una discussione di contenuto, che era appunto la questione salariale e la questione normativa che colpisce questo milione di dipendenti. È per questo che insieme ad altre organizzazioni sindacali di base, alcune delle quali hanno purtroppo firmato l'accordo del 10 gennaio, ma insomma non è, abbiamo ritenuto che in questo caso fosse preferibile cercare di raggiungere la massima unità, abbiamo pensato di indire uno sciopero specifico sulla scuola nel mese di settembre. Nel mese di settembre perché è il mese in cui l'attività scolastica riprende e perché sapevamo che tutti i nodi sarebbero venuti al pettine. E il fatto che questi nodi stanno venendo a pettine credo che tutti quanti, coloro che leggono i giornali, siano a conoscenza, no? Mancano le cattedre, mancano i banchi con le rotelle o senza le rotelle, mancano locali aggiuntivi, quindi le classi saranno numerose. D'altra parte noi addetti al lavoro, questo lo sapevamo già, perché gli organici
sono stati calcolati esattamente sugli stessi parametri degli anni precedenti. Quindi non sarebbe stato possibile avere un rapporto diverso tra il numero di insegnanti e il numero di studenti. Quindi questo lo sapevamo noi, adesso lo sa tutto il paese, perché non c'è una condizione tale da consentire la riduzione delle cosiddette classi bollate. Quindi abbiamo pensato che noi diminuisse la pettine e abbiamo pensato che fosse corretto intervenire in questo senso. La costruzione della giornata di sciopero, in realtà si tratta di un'iniziativa complessa di mobilitazione, perché il 24 ci saranno mobilitazioni sparse nel paese, la più importante delle quali sarà a Roma, al Ministero e davanti alla Piazza Montecitorio. Il 25 ci sarà lo sciopero che abbiamo indetto insieme a USB, scuola. Quando la manifestazione? 25 ci saranno questi scioperi invece con articolazioni locali in tutte le città, ci sarà questo sciopero con articolazioni locali in tutte le città e nella costruzione del quale abbiamo coinvolto alcune organizzazioni studentesche, perché anche lì ci sono una serie di problemi di divisione interna. Sarebbe, scusa, Cube, USB e poi... Cube, USB, Unicobas e Cobas Scuola Sardegna. È una divisione interna. È una divisione interna di Cobas Scuola, ma è un problema, credo che se non sia necessario discutere tra nel dentro di questo, ma insomma... Cobas Scuola da un po' di tempo stanno perseguendo una politica di avvicinamento o, se volete, di accodamento alla CGIL Scuola, e da questo punto di vista è ai settori di movimento più vicini alla CGIL Scuola, comunque alla sinistra sindacale, e da questo punto di vista si stanno anche verificando una serie di divisioni interne, la Confederazione Cobas, al settore scuola in particolare. Quindi sono queste quattro organizzazioni sindacali che indicano lo sciopero. Le organizzazioni studentesche sono alcuni collettivi locali, un'organizzazione che ha una strutturazione più nazionale che si chiama OSA, poi ci sono altri collettivi studenteschi. A Torino abbiamo contatti con i giovani comunisti che parteciperanno. Ci sono anche gli studenti indipendenti, insomma ci sono diverse aggregazioni studentesche che intervengono e con alcuni collettivi universitari. Si tratta ovviamente di costruire la più grande possibilità di intervento. Dal nostro punto di vista abbiamo pensato che non ci fosse nessuna contraddizione rispetto allo sciopero generale della Confederazione, proprio perché